Però ricordatevi, gli oracoli caldaici sono una via alla stregoneria, fatta da uno stregone circa 2000 anni fa per tentare di fermare l'orrore cristiano. Quello stregone fallì, ma ricordiamoci sempre che la vittoria in stregoneria è data da quando un progetto di stregoneria viene sconfitto. Cioè la sconfitta di un progetto di stregoneria segna la sua vittoria. Pertanto, anche se fu sconfitto quello stregone, in realtà vinse. Perché? Perché intanto è diventato eterno nei mutamenti ed è un essere, una coscienza che esiste tuttora. E in secondo luogo perché ha dato i suoi semi all'umanità affinché questi semi possano sbocciare. Non ha importanza quanto. L'intento stabilisce quanto le cose possono sbocciare o non sbocciare. E la nostra volontà, fusa con l'intento universale, trasforma ogni essere umano in un Dio che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Pertanto soltanto un pagano come noi lo stiamo descrivendo, io, Francesco, i pagani, può dire io sono un Dio. Se lo dice un cristiano, mettetevi le mani nei capelli, perché il significato di Dio è quello di impossessarsi degli esseri umani. Per noi invece è costruire libertà. Francesco, lascia a te. Sì, ecco. Allora, aggiungiamo alcune cose. Beh, una è che abbiamo accennato anche l'altra volta, che probabilmente tra il 30 aprile e il 1 maggio si terrà qua del Veneto, la festa di Beltane, che è la festa di primavera. E stiamo appunto qua decidendo i particolari, l'organizzazione, comunque penso che la cosa andrà avanti. Chi è interessato si può far vivo i soliti indirizzi o al telefono. Vi ricordo sempre che noi manteniamo sempre la massima discrezione, perché sono riti intimi, cioè riti personali, non sono ancora alla discrezione, e noi siamo discreti. Quel giorno che lo faremo in piazza San Marco, in piazza delle Erbe, quello sarà un altro discorso. Qui saranno logicamente. I simili rituali non sono aperti ai curiosi o ai rompiscatole, ma sono riservati anche per i partecipanti pagani da più esperienze, da più regioni, di conseguenza vuole essere una cosa più riservata. Comunque, se qualcuno ha bisogno di maggiori informazioni o ha dei dubbi su come partecipare, mi può benissimo sentire. Io ho della documentazione anche fotografica su come si svolgono i riti. Io e altri amici del Veneto abbiamo partecipato per molti anni a questi rituali, perciò potremmo anche, ne ho anche parlato a un rituale con un nostro ascoltatore che ha partecipato anche lui, dando un'illustrazione così abbastanza generica di come avviene. Comunque io ho materiale fotografico, posso far parlare anche altri pagani del Veneto che hanno partecipato a questo rituale per vedere come si organizza. Sì, sì, ma lo faremo, quel materiale sarà fatto vedere soltanto a persone che selezioneremo in ogni caso. Sì. Se ne può parlare in maniera tale appunto così ci sarà anche un'illustrazione, al limite ci riserveremo più avanti di fare un'analisi dettagliata, una descrizione migliore dei rituali di Beltane. Ecco, io invece voglio ricondurmi, visto che ci sono le carnevalate del giubileo prossime, le prossime all'apertura del giubileo, io voglio ricordare ai nostri ascoltatori di fare l'augurio di buon solstizio o del sole invito, come si festeggiava a Roma, che era appunto l'antico Natale autentico e non il falso Natale dei cristiani. E voglio appunto ricordare che abbiamo avuto anche quest'anno la possibilità di avere uno spettacolo abbastanza bello, che è stato quello della Luna, legato appunto a quello del sole, che è un bel segnale per questo. Visto che poi siamo nel periodo appunto di questa festività, chi vuole appunto ha la possibilità, e ci saranno vari pagani che lo faranno, anche di celebrare in maniera privata o anche singolarmente il discorso del Natale, di un Natale pagano. Voglio ricordare che anche in questa epoca, in questo periodo è nato anche l'imperatore Nerone, vittima di una persecuzione, di una menzogna da parte dei cristiani, attribuendogli la distruzione di Roma, quando furono i cristiani a distruggere Roma. E d'altronde che furono i cristiani a distruggere Roma lo vediamo col discorso del Giannicolo. Lì c'era la sua villa, c'era la sua costruzione, c'era la Domus Aurea, la casa d'oro, e i cristiani, pur di far posto ai loro pellegrini, alle persone che non comprendono la bellezza dei posti o l'antichità dei luoghi, hanno distrutto la Domus Aurea. Logicamente i cristiani sostenevano che nella Domus Aurea o nel Giannicolo ci furono le prime persecuzioni dei cristiani, e siccome non hanno trovato niente, abbiamo pensato di portare tutti quanti gli oggetti in discarica, anche perché i cristiani non furono mai perseguitati per la loro fede, perché la loro fede era ben misera cosa, era ben cosa vergognosa, era cosa stupida, era cosa ridicola. Se i romani avessero voluto perseguitare i cristiani, li avrebbero mandati in un circo come pagliacci. E forse è stata l'unica persecuzione ammissibile. D'altronde, in una condizione di vita normale, i cristiani possono rappresentare l'atto osceno, umoristico o triste della vita.
E se i romani avessero dovuto perseguitare i cristiani, li erano mandati veramente in un circo proprio come pagliacci. Benissimo, stiamo assistendo, cambiamo argomento, stiamo assistendo a una campagna pubblicitaria per raccogliere i fondi per i poveri sacerdoti, poveri. Quindi sono poveri di vita, sono poveri di iniziative, sono poveri di spirito, sono poveri di tutto, cioè sono dei cadaveri ambulanti a cui ci sarebbe da pregare soltanto di dargli la pace eterna, come dice qualcuno. Benissimo, ma chi sono questi nuovi parroci che si aggirano per l'Italia, questi buoni parroci? Allora prendiamo un quotidiano, il Corriere della Sera, lunedì 22 novembre. Prete genocida in Ruanda e vice parroco a Firenze. Lui nega, ero già partito. E un prete Uto ritenuto responsabile della morte di oltre 2000 tutsi nella chiesa di Niange. E, dice il Corriere della Sera, resta il fatto che il genocidio, 90 giorni di eccidio in cui perso la vita 800.000 tutsi e Uto moderati, rappresenta per la Chiesa Cattolica una pagina dolorissima. Decine di religioni sono accusati di essere, a causa dell'attuale regime tutsi, di aver appoggiato gli Hutu nei massacri. Di più, Don Anastasio, questo parroco ricollocato a Firenze, sa, di più, dice il Corriere della Sera, Don Anastasio sarebbe uno dei 30 ecclesiastici ricollocati nelle parrocchie. Ecco, però, quando fate della donazione per i poveri, di parroci, per i poverini parroci che sono molto così prodighi nell'aiutare gli altri, pensate che darete il vostro contributo anche a 30 parroci. Posso integrare? Sì, beh, comunque, ecco, a 30 parroci che hanno massacrato in 90 giorni 800.000 persone. Allora, oltre ai massacratori ci sono sempre i pedofili. Sì, nel 94 si parla. Prete condannato a 18 anni. 18 anni di carcere, criminali per stupro, tentativo di stupro e molestie sessuali su minori di 15 anni sono stati inflitti a un prete di 56 anni, André Roger. L'orrore è andato avanti per 15 anni, vittime 4 ragazzini, fra cui un handicappato, ricoverato nell'istituto che lui gestiva. Questa notizia del Gazzettino del 13 dicembre 1999. Naturalmente il Gazzettino fa due pagine per quanto riguarda il ritrovamento di satanici, del ritrovamento di due scarpe da donna e della croce inversa, però fa i trafiletti quando i preti stuprano i bambini. Dopodiché se io do dei vigliacchi, dei porci, dei figli di puttana, dei pezzi di merda ai giornalisti del Gazzettino, ho le mie buone ragioni per farlo. Beh, d'altronde questa notizia di un parroco ruandese ha avuto una paginetta, cioè un ritaglio minimo. È già tanto che sia uscito un articolo che ricorda anche questo particolare. Comunque ricordate che secondo, non il governo ruandese, ma secondo un'associazione di diritti umani inglese, e si chiama African Right, di consueto non è neanche il governo ruandese, questi preti che hanno massacrato la bellezza di 800.000 persone in 90 giorni, si sono impegnati, in Italia e sono di buoni parroci. E logicamente, sono i più bravi di Hitler, nella quantità di tempo, tipo di massacri sono. Tenendo conto anche della tecnologia che avevano, insomma, cioè nel senso che... Cioè, non avevano le camere a gas loro, però avevano il macete. Avevano i macete, i bastoni, cioè nel senso che... sono i grandi lavoratori, indubbiamente. Logicamente hanno fatto un'opera di apostolato e missionaria non indifferente. Rendete quante persone hanno salvato dal peccato, rendetevi conto se queste 800.000 persone potevano sopravvivere, diventavano dei peccatori. Metti, avevano dei rapporti sessuali e non usavano il preservativo, logicamente, sai che peccato. Il fatto che loro in maniera così amorevole li abbiano uccisi, li hanno tolti dal via del peccato, allora, sicuramente sono degli angeli. Noi continueremo sempre a sviluppare questo. Perché? Perché sappiamo benissimo come il cattolicesimo, il cristianesimo e le religioni monoteiste siano la distruzione degli esseri umani. Per il paganesimo rappresentano la descrizione del male. E noi non possiamo, come pagani, astenerci dal descrivere il male che attraversa gli esseri umani. Se noi cessassimo di descrivere il male, non avremmo neanche più coraggio di andare a costruire la vita. Cioè, come dire, io faccio un fiume ma non costruisco gli argini. Sarebbe un'aberrazione. Bene, descrivere l'aberrazione che attraversa la vita è il nostro compito. Purtroppo sia
tutti quelli che hanno fatto dell'anticlericalismo fino ad oggi hanno sempre fatto un anticlericalismo di tipo contro i vertici, cioè contro la Chiesa che comanda, la Chiesa che domina. E noi non facciamo un anticlericalismo tipo la Chiesa che comanda, la Chiesa che domina, anche se è implicito anche il nostro. Noi non ce ne frega niente, se, anche, se, certo. Se anche se fosse scomparsa, si sarebbe detto bene. Sì. Cioè. Noi facciamo invece la descrizione del male, cioè la descrizione di tutto ciò che è perversione rispetto alla vita, cioè rispetto agli esseri umani. Pertanto, noi, nessuno, noi altri non ce ne frega niente di tirare giù dal trono Wojtyla, perché non ce ne frega assolutamente niente. Non ce ne frega niente che Nones sia o non sia vescovo, cioè noi, assolutamente indifferente. Quello che ci interessa è ciò che loro sviluppano all'interno degli esseri umani, cioè la menzogna, l'aberrazione, lo stupro, le violenze, il costringere in ginocchio, le tarpare le ali della vita. Questo a noi ci interessa. Cioè, per cui noi facciamo sempre preposizione a preposizione, idea a idea, opposizione a opposizione, al di là che poi uno dice, ma sai il linguaggio che tu usi, queste sono cazzate, cioè, esatto. Tante, sono talmente delle cazzate che la stessa giurisdizione ha dovuto levar via il reato di turpiloquio, perché si è accorta che era un reato soggettivo da chi non voleva far parlare gli altri. Per cui l'uso del linguaggio è una cazzata, è la vita che è importante, sì. È la sostituzione della vita, dopodiché del linguaggio si può fare quello che si vuole, dipende sempre dalla quantità di anima che si vuole sviluppare. Posso dire una cosa, Francesco? Sì, sì, sì. Io domenica ho lavorato, sai, tu non ci crederai, ma io ho lavorato domenica. Bravo. Come tutti gli altri domeniche, sai. E ho scritto lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. È un buon argomento, sì. No? Comunque ve lo leggerò quando avrò finito gli oracoli caldaici, come il mobbing che ho finito, sì. È quello, vi leggerò anche quello, va bene? Vai, sì. Francesco. Ecco, io appunto voglio proseguire sempre su questo argomento del discorso dei sacerdoti e del comportamento criminale che ha la Chiesa Cattolica. Non perché la Chiesa Cattolica, lo torno a ripetere, lo voglio ribadire, abbia tradito il messaggio di Cristo, cioè quando la Chiesa Cattolica commette le atrocità lo fa perché esegue la lettera agli ordini di Cristo e del loro Dio. Di conseguenza sono sempre responsabili non tanto per le loro azioni, perché sono solo loro, ma perché le loro azioni sono l'applicazione corretta e perfetta e felice e intenzionale della volontà di Dio. Quello che voi andate a raccontare ai bambini del Gesù bambino buono, Gesù bambino buono è soltanto un criminale che porta avanti, tramite l'astuzia della presentazione gentile, una volontà di distruggere la vita. Perché voi ricordate che andrete sempre a raccontare che Gesù bambino è venuto per salvare i bambini ed è venuto per la salvezza della gente, quando non è venuto per niente di questo, perché la gente non ha bisogno di essere salvata, non ha bisogno di essere purificata, non ha bisogno di essere tolta da niente. Le persone hanno solo la necessità, il bisogno fondamentale di vivere e di realizzare se stesse e non possono sprecare la loro esistenza nel pensare che un Dio pazzo e criminale sia venuto a salvarle e che un Dio pazzo e criminale si sia sacrificato per salvarli, perché il concetto di salvezza è soltanto uno strumento che permette agli altri di impedire alle persone di realizzarsi. Perciò quando voi vedete un presepe e vedete un Gesù bambino, sappiate che rappresenta un elemento criminale che va a intossicare la vita, l'esistenza, e che è uno strumento di applicazione di uno strumento di dominio e di assurdità. Benissimo, allora proseguiamo su questo. D'altronde i comportamenti criminali sono quotidiani dalla parte di chi si rifà al cristianesimo, nel senso che per i loro principi cristiani, che sono solo i principi, perché i cristiani dicono che i loro principi sono i principi universali, no, loro interpretano i principi per quello che loro vogliono e li fanno etichettare come universali. Abbiamo parlato del caso di quella ragazzina di Catania che è stata appunto di 13 anni, handicappata, violentata, e il tutore ha chiesto l'aborto per non scioccarla ancora di più. Benissimo, l'avvocato che difende la ragazzina ha detto, apriamo virgolette, così non sono parole mie, aperte virgolette, ma la ragazzina è stata plagiata, chiuse virgolette, aperte virgolette, e l'avvocato si chiama Angelo Iemmolo, e lei è l'avvocato della famiglia di Laura, aperte virgolette, è stata una crociata condotta dalla Chiesa sulla pelle di una bambina che ha 13 anni, ma che come ne avesse 7, chiuse virgolette.
Purtroppo, aperte virgolette, purtroppo il risultato delle fortissime pressioni che in questi giorni la Chiesa ha esercitato, chiuse virgolette, è stata una campagna condotta sulla pelle di una bambina. La bambina è stata plagiata e poiché le chiedo chi ha spiegato alla ragazzina che c'era un giudice che stava decidendo e la lettera come è arrivata sul tavolo del magistrato, ci sono troppi interrogativi in questa vicenda. Laura è una vittima di una violenza psicologica chiara, lampante. Loro hanno chiesto l'aborto solo per evitare traumi alla bambina. Laura è stata sottratta dai genitori il 20 novembre mentre era ricoverata in ospedale. Quel giorno l'hanno prelevata i poliziotti per portarla in quella casa famiglia. Chiuse virgolette. È stata consegnata a un prete che l'ha plagiata, l'ha stuprata due volte. È chiaro questo? È stata stuprata due volte. Forse lo stupro secondo è stato peggiore del primo. Ovviamente. Comunque, aggiungo una roba. Sì. Quello che, quando voi leggete i fatti, madre ammazza figlio, figlio ammazza madre, questi sono i risultati dell'educazione cattolica. Quando io leggo un'inchiesta in cui si dice che un 30-40% di madri, se potessero andare indietro, non farebbero figli, è che queste donne sono state imbrogliate, truffate, circonvenzionate da una propaganda infame, squallida, aberrante di Wojtyla e della sua banda di assassini morali e sociali. Perché truffare la gente prospettando delle cose che sono inumane è vergognoso. E la campagna che stanno facendo contro i preservativi, contro le pillole, contro la pillola del giorno dopo, è un'infamia, ma veramente un'infamia, perché significa voler costringere le persone a vivere nel dolore e nella miseria. Questo è veramente squallido. C'ho in quarta. Sì, no, anche perché questa mentalità della condanna e dell'incapacità dell'uomo di avere giustizia è classica del discorso dei cattolici, perché dice: voi non siete capaci di niente, solo Dio può tutto. E l'esempio l'abbiamo avuto dell'attualità. C'è stato quel fatto di Cervinara ad Avellino e il parroco ha dichiarato: fa Dio punisca i politici, cioè non le persone che hanno diritto alla giustizia, ma essere Dio che li punisca. Ha detto, aperte virgolette, anche se è chiaro, perché il Vangelo va eseguito concretamente. E secondo il Vangelo, e anche secondo me, se Dio punisce vuol dire che è giusto così, perché Dio è infallibile, chiuse virgolette. E allora ha distrutto la città. Sì, esatto. Cioè, ma, no, questa è una frase non detta nel Medioevo, è una frase detta al 20 dicembre del 1999. Ma rendetevi conto di questa frase, dice si l'ha detto un prete nel significato. Ma dal punto di vista politico, culturale, ideologico, dottrinario, filosofico, come volete, rendetevi conto di cosa afferma. Cioè, gli uomini non sono capaci di gestire se stessi, non sono capaci di condurre una comunità, deve essere Dio che fa giustizia e non gli uomini, che sono, perché secondo lui gli uomini sono incapaci di tirarsi delle regole. E che poi il Vangelo, che rappresenta la somma delle schifezze e delle mostruosità, va eseguito concretamente. Ma allora io posso dire, io posso eseguire una mia volontà, un mio desiderio, che non è secondo i videri. Sgozzate i miei nemici, no? È però il problema è questo qua. Chi va a applicare il Vangelo e come e chi lo interpreta? Perché c'è questo bisogno della Chiesa Cattolica di affermare una presunta storicità della Bibbia, di dire è il libro più antico, più valido? Perché gli dà l'esempio concreto e specifico di come ci si deve comportare. Il fatto che quel criminale di Cristo non usi dei concetti filosofici, che potrebbe farlo perché è stato usato in antichità, non li ha mai usati, ma usa delle parabole, significa che io ti do un comportamento corretto da fare. Perché se io ti annuncio devi combattere per la libertà, io ti annuncio il principio di combattere per la libertà. Poi come tu vai a combattere è una scelta tua. Certo. Ma tu aderisci a un principio e poi l'applicazione è tua. Ma quando io ti faccio la parola come la fa Cristo e dice fa, devi comportarti così, io non ti dico per cosa devi combattere, non ti dico quali sono i tuoi valori, l'importante è che tu abbia questo comportamento. Esatto. Cioè, rendetevi conto anche dell'atrocità e della facilità su come molte persone prendono alla leggera la predicazione di Cristo, perché la predicazione di Cristo è una predicazione criminale, in quanto dà dei comportamenti. Perché se io dicessi a una persona va a rubare, gli darei
un ordine, ma io potrei, cioè, se poi la va a applicare in altra maniera, uno potrebbe dire, vado a rapinare la chiesa delle elemosine e farebbe una cosa positiva, ma uno potrebbe anche andare a rubare e ammazzare le persone. Cristo dice, vai, uccidi le persone e le porti via il portafoglio. Questa è la differenza. Ah, lo dice letteralmente, vai a ammazzare le persone. Sì, cioè, ammazza le persone, lo dice letteralmente. D'altronde, tutta la predicazione di Cristo è una predicazione criminale legata proprio all'omicidio e alla criminalità. Perciò un discorso è dire ruba, è un discorso è dire se vai a rubare ammazza la persona che derubi. E Cristo dice questo, non dice vai a rubare, dice vai a uccidere la persona e poi la derubi dei suoi beni. Questo è fondamentale. E questa è la predicazione di Cristo, non è la predicazione della Chiesa. La Chiesa deve applicare questi concetti. Pratica. Logicamente la Chiesa trova degli ostacoli e in base alle esigenze si adegua. Però quando possono lo fanno. Cioè, poi logicamente loro hanno la possibilità di risentirsi. Ma questi concetti, in cui noi diciamo che la Chiesa non ha nessuna possibilità di libertà verso le persone, verso la società, è fondamentale. Difatti un filosofo come Emanuele Severino dice ma la Chiesa e libertà non vanno d'accordo. Ovvio. E dice proprio perché la Chiesa è costretta a volere una società e pertanto una realizzazione statale cristiana e a rifiutare, a demolire ogni società e una realizzazione che cristiani non siano. La tutela che la Chiesa intende infatti esercitare di certi beni primari non li assume in senso generico, ma nel senso che il cattolicesimo attribuisce loro e che esclude, combatte, vuole rendere socialmente inoperanti e inesistenti in sensi alternativi. Cioè la Chiesa attribuisce lei il concetto di libertà e lo va a applicare e combatte quelli alternativi. Nelle proprie intenzioni la Chiesa è certamente amica della libertà, nel suo agire effettivamente lo è inevitabilmente nemica. Perché? Il problema di tutti i cristiani non è quello di accettare quello che la vita gli propone, ma di far adeguare la vita a quello che loro vogliono. E questa volontà di imposizione deriva dalla predicazione del Cristo, cioè non deriva da una deformazione della Chiesa. Allora, 049-700-700, 049-700-838. Sì, diamo il via alle telefonate, se qualcuno vuole intervenire. Irrilevante, comunque. La telefonata, il telefono adesso è attaccato, le telefonate... Pronto? Ci sono... Buongiorno. Vedo che avete argomenti interessanti. Argomenti interessanti, dico. Sì. Allora? No, dico, siete molto molto fieri di quello che state dicendo, immagino. Certo, anzi, forse siamo troppo moderati, potremmo forse essere più duri. Vabbè, vediamo se altro, 700-838, salve, arrivederci. Salve. Pronto? Ovviamente nella cultura ufficiale del tempo, e di conseguenza pagarono, diciamo, a caro prezzo questa... Questa qua è una registrazione, vabbè. Sì, certo che siamo fieri, perché la costruzione del sistema sociale, la costruzione della vita è importante. Stuprare bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra è un'infamia, ed è una grande infamia. Pronto? Chiederti due cose. Sì? La prima, volevo sapere che cosa ne pensi del superuomo di Nietzsche, cioè non trovi un collegamento tra il Dio e il superuomo? Questa è la prima cosa. E la seconda che volevo chiederti questo: mi pare che la maggior parte della vostra trasmissione sia contro il cristianesimo, ma io sento che leggi i cosi caldaici, sì. Però ad esempio c'è tutto poi il discorso che al di fuori dalla lettura è tutto controvolto con sì, il è vero, cristianesimo. Certo. Io volevo capire, cioè, anche dialogicamente, se potevi anche meglio spiegarmi tutte certo, le due cose. Quello in cui credi, perché da sì, quello sì, che ho sì, capito. Sì. E soprattutto però mi interessava questa cosa del collegamento tra il Dio e il superuomo. Sì, te lo faccio ricordando, subito. Ricordando anche ad esempio... che il superuomo è stato un po' la base del nazismo, del fascismo. Sì, c'è una variazione. Che dietro al fascismo c'è stato sì, il paganesimo dell'antica Roma. Possiamo giocarci un paio di aspetti, d'accordo. Ciao, ciao. Allora, finiamo qui al telefonato, perché rispondere a questo è abbastanza importante. Un attimo solo, due minuti per rispondere a questa telefonata, dopo riprendo le telefonate.
Allora, prima di tutto chiariamoci questo. Il superuomo di Nietzsche, scrive il superuomo che, dell'uomo che va oltre. Ma Nietzsche, nella descrizione dell'uomo che va oltre, è figlio del suo tempo, cioè è figlio della cultura in cui sta lavorando, e il discorso che lui sta facendo viene interpretato a seconda del potere in cui si esprime. Esiste un potere di essere, esiste un potere di avere. Nel potere di essere il superuomo è quello che costruisce se stesso e nell'infinito dei mutamenti. Il superuomo del potere di avere è il Cristo che si appropria degli esseri umani, è il pazzo di Nazareth che si appropria e sottomette gli esseri umani. Abbiate pazienza, 2 minuti che rispondo alle telefonate. Ora, quando Nietzsche riesce a pensare al superuomo, fa una mescolatura fra i due aspetti, nel senso che non riesce a concepire il potere di essere e il potere di avere in maniera completamente staccata, per cui chiunque può interpretarlo come vuole. Per quanto riguarda il fascismo e il nazismo, il fascismo e il nazismo sono espressioni del possesso delle persone e sono espressioni del cattolicesimo. Che dopo queste espressioni del cattolicesimo, sia il fascismo che il nazismo ripudiavano quello che era l'aspetto del pietismo cristiano per sovrapporre il concetto di forza, dell'uomo forte, è una scelta soggettiva del fascismo e del nazismo, che non facevano altro che riprendere il dettame del pazzo di Nazareth in quanto padrone degli esseri umani. In realtà sia il fascismo che il nazismo sono espressioni del cattolicesimo, sono espressioni del cristianesimo. Che poi ci fosse stata una ricerca di valori diversi, questo era applicazione del potere di avere. Però sia il fascismo che il nazismo appartengono al cristianesimo, sono espressioni del cristianesimo e sono cristianesimo al 100%. Il superuomo di Nietzsche non ha niente a che vedere col superuomo hitleriano. Il superuomo di Nietzsche era l'uomo che supera se stesso, che supera la bassezza della vita per proiettarsi nell'infinito. Che dopo anche Nietzsche non abbia fatto la divisione, vabbè, questi sono affari suoi, lui era figlio del suo tempo. Pertanto a noi ci interessa abbastanza relativamente. Per quanto riguarda poi l'ultima domanda, il fatto che io parlo sia degli oracoli caldaici, cioè sia di cose pagane che di contro il cristianesimo, questo è dato per un motivo molto semplice, perché queste trasmissioni fin dall'inizio hanno trovato un assalto sistematico da parte dei cattolici, cioè noi ci siamo resi conto che le nostre cose vengono ascoltate, vengono recepite dalle persone, però le persone non vanno a discutere le nostre cose perché sono indiscutibili, cioè magari le pensano, le riflettono, eccetera, mentre invece ciò che vanno a discutere è la loro quotidianità, e la loro quotidianità si scontra con l'orrore cattolico, e siccome da rimuovere il condizionamento educazionale cattolico, il condizionamento educazionale cattolico va rimosso, e noi lo facciamo attraverso questo tipo di funzione. Pronto ancora? Pronto? Sì? Ah, Maria, sono voce a paio. Claudio, vero? Dimmi. Sì. La mamma tua è delle tue stesse credenze? No. Come sia cattolica? Sarà fatti sui. Non l'ho mai chiesto neanche di dire. Tu non saperlo, dai. Ciao, bella. Ciao. Vai in chiesa. Ecco. Io appunto vorrei, ricordiamo il numero telefonico 049 700 700 e vorrei aggiungere una cosa. Su alcuni termini solitamente usati, cominciamo dal primo, l'ascoltatore che mi dice: siete fieri di quello che dite? Certo, noi siamo fieri di quello che diciamo, e anche perché i cristiani non hanno niente di essere fieri di quello che fanno, perché sono solo dei criminali. Roma torna forte, che si ricomincia sui alti cieli, se no se noi sentiamo... scusami, ciao, sono un'Anna Maria di Venezia. Ciao, dimmi, ma. Ecco, ragazzi, mi ha fatto molto dispiacere perché voi siete nel momento di pagani, però avete detto delle cose del nostro Gesù, no? Però a me non mi interessa perché si fa i suoi, no? Però io lo trovo verso di voi che date una umiltà e date qualcosa che bisogna voi altri stessi, anche se sei in parte di pagano, che possa aiutare anche altra gente. Questo io lo volevo dire a voi, cari ragazzi, non so se mi spiego. Va bene. Perché la civiltà, l'aiuto di voi, può darsi che sia più interiore e più inferiore. Lo so, Maria, che parola difficile oggi ti ho detto.
Ascoltami. Dimmi. No, intanto volevo fare tanti auguri di Buon Natale a voi, alle vostre famiglie. Posso? No, fammi, puoi fare quello che vuoi, non ti impedisco io. Siamo, però mi penso che Natale, non penso tanta gente che sia tanto felice. No. Io per prima, intanto, perché sono sola. Mentalmente io volevo sapere, una domanda volevo farvi. Dimmi, dai. Posso? Sì, dai. Io volevo sapere, il pagano, che parte fa della civiltà, della vostra categoria? Non ho capito la domanda, rispiegamela. È cattiva? No, il pagano? No, volevo sapere, di come si dice, no? Godito per i poveri, ho detto, la vostra civiltà, no? Sempre nella parte della categoria, non so, perché sono veneziana, sa, che sbiccio che l'italiano. In categoria vostra, come fa la parte della vostra trasmissione, ecco. Vale, ti rispondo per... Non so. No, è meglio dire così, perché bisogna essere più ingenui e più... Vabbè. Scusatemi, però amico sentivo tanto, lo sentivo fin adesso, però ho trovato delle cose che tu hai detto anche di Gesù, qualcosa che non dava bene, qualcosa che non dava, vero? Ah, non lo so, dimmi tu. No, ma scusami un attimo, dai. Io non mi interessa perché io non sono Bene. Io sono di chiesa e non vado mai in chiesa, vado in chiesa quando c'è qualche morto in buona... perché bisogna che mi butta, no, perché bisogna che mi risenta, però in chiesa io non vado mai, tanto per darti un'idea, no? Però volevo sapere voi pagani perché queste cose date qualcosa dei signori, di tante cose che voi date tutte le precedenze più brutali delle cose, perché lui non ha fatto niente. Oh, come no? Va bene, dai, Anna Maria. No, aspetta, fiori, ho fatto una domanda. Sì, adesso rispondo con l'acqua. Allora, adesso mi metto giù e tanti auguri. Vabbè, ciao, auguri a voi. A tutte le vostre famiglie. Ciao, bella. E tanti auguri ancora. Ciao. No, in effetti noi non possiamo... Pronto? 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 Wow. Pronto? Buonasera. Sei da Marghera, Claudio? Sì. Non sai che qualche nube tossica sia venuta fuori e abbia... Monotono. Danneggiato il cervello. Monotono. Ciao. Monotono. Se la mancanza di fantasia è classica. Diciamo questo a Anna Maria, e noi altri dovremmo continuare a parlare così, perché questo modo è l'unico modo per costruire la vita. E noi altri te ne sentirei sempre parlare così, come te mi stai sentendo parlare così da 3 anni, e te ne sentirei ancora parlare così. Pronto? Claudio, perché non te vuoi ascoltarmi? Che mi vuoi sapere qualcosa sul corpo luminoso? E perché non devo ascoltarmi te messari? Diventa un cammino, un corpo luminoso. Se ti prendi le tue mani la responsabilità della tua vita, riesci a costruirlo, sì. Non è che te viene. Ma dove sei sto corpo luminoso? Dentro di te. E viene fuori. Questo lasciamolo fare agli stregoni. E cosa si sente? Cosa si vede? Niente si sente, il coraggio di affrontare la vita si sente. Ah, la sicurezza nell'affrontare la vita. Tutte le difficoltà. Le difficoltà da affrontare, da risolvere. E anche tutti i doveri. Certamente. E si è contenti? Ma, si è contenti allora? Non si è mica detto che si sente la forza di affrontare la vita. D'accordo. Non si sente la disperazione. Qui sono una gran cosa, sì. Perché se arriva la disperazione, Fedo. La disperazione arriva quando uno si è messo in zenoce e continua a pregare. Più ma ti te preghi e più ti distruggi te stessa. Guarda che la disperazione la capita, Lo so. Ecco, perché c'è di situazioni che quando che uno si occupa, non lo condanno via, No, anche dico, qui ho paretto, le arriva a un punto che è impossibile, ecco. Certo. E la che se non ha colpa. Sì.
Beh, che sia voltata la testa può darsi. Ma che sia una causa per cui l'ha voltata la testa, prima cosa. E dopo, se la, sì, la causa. E Borrito, mi sta attendo, rispondi a sta cosa qua. La mamma tua. No, questo sì te la risponde, se no. No, non ti rispondo, se fa di me, scusami, sa. La te mamma tua. Te lo sai ragazzi se sono bello o se sono brutto, non mi capisco, scusami, sì, sa. Bello, sì. Vabbè, dai. Sì, bello, ma dai, dimmi. Ti saluto. Ciao. Ciao. Allora, noi chiudiamo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Io adesso lascio un minuto, due minuti a Francesco che chiuda il suo discorso. Sì, beh, non sarebbe perché molto... Perché è un discorso da fare. No, noi che dobbiamo aspettare Mario, e Mario dovrebbe essere qui. Non lo vedo ancora, per cui chiudiamo il discorso e dopo andiamo via. Vai. Ecco, io vorrei usare, per chiudere la trasmissione, due frasi di Nietzsche prese da Così parlò Zarathustra. Tu percorri la tua strada della grandezza, su cui nessuno deve strisciarti dietro, il tuo piede stesso cancellò dietro di te la strada e su di essa sta scritto impossibilità. È necessario imparare a guardare fuori da sé per vedere molto. Questa durezza è necessaria ad ogni scalatore di montagne. Allora, di conseguenza, tornando sul discorso che qualcuno ha fatto del superuomo, noi diciamo che una cosa fondamentale è sempre la volontà della persona e la sua capacità, e che nessuno gli può dare lo stimolo, la volontà o la via per poter riuscire. Difatti, quello che noi diciamo è che non esiste nessun salvatore e qualcuno che ti possa fornirti la via. La tua via ti appartiene e la puoi realizzare solo se la percorri. E sì. Noi non vogliamo creare modelli, non vogliamo creare comportamenti, non vogliamo creare fedi. Noi diciamo agli altri, la vostra vita vi appartiene, è nelle vostre mani. Potete fare una scelta. Se viverla liberamente, senza condizionamenti, realizzandola, o se volete decidere di sottomettervi a quel criminale del Gesù di Nazareth o del presunto Dio creatore. Di conseguenza, noi siamo fieri di quello che diciamo, perché quello che noi diciamo appartiene al nostro essere e appartiene alla nostra natura. Quello che noi affermiamo appartiene alla nostra fantasia, non è qualcosa che si è imposto. I cristiani, d'altronde, si vede che non hanno fantasia, perché sono monotoni, difatti derivano da un unico Dio, arrivano da un'unica espressione. Infatti abbiamo ascoltatori che intervengono, cristiani che dicono, riprendo sempre la stessa fase, perché sono incapaci di elaborare un qualcosa di diverso. E ci chiedono, siete fieri? Perché loro non hanno il coraggio di essere, perché loro non sono fieri, perché loro si vergognano di loro stessi, perché chi è cristiano si deve vergognare di essere cristiano. Perché prima di tutto, se lo è, sa di essere un criminale, sa di essere qualcuno che predica contro la vita e che distrugge la vita. E di conseguenza la vita non perdona, la vita se non è vissuta non salva, la vita non perdona niente. Perciò a questi cristiani, diciamo, volete essere fieri? Rinunciate al vostro cristianesimo, prendete le vostre mani, vedete nelle vostre mani, cercate di realizzarla, percorretela, guardate il mondo. Noi non vi diciamo di piegare gli occhi su un libro come la Bibbia e di sprecare la vostra vita, di cercare di interpretare delle parole assurde. Noi diciamo guardate con i vostri occhi, guardate il mondo vi ricerca, il mondo vi ascolta e se voi non siete nulla non vedrete nulla. Nel momento in cui userete la vostra vista, userete le vostre parole, potrete fare tutto, potrete partecipare alla vita, potete realizzare e anche voi potreste diventare fieri. Però questo lo diventereste soltanto se avete la possibilità di agire con la vostra volontà. Di conseguenza questo è fondamentale nel farlo. Per questo, perciò, cosa diciamo? Perché noi siamo così duri? Perché sappiamo che il cristianesimo rappresenta la coagulazione fondamentale di tutte le distruzioni della vita, cioè appartiene alla capacità di annientare la vita. Noi non vogliamo annientare la vita, noi non vogliamo dire alle persone cosa devono vivere o cosa devono fare. Noi diciamo che le esperienze gli appartengono a loro e noi non vedremo cosa dovete osservare, noi diciamo imparate ad osservare. Quello che vedrete, lo vedrete voi, sarà la vostra realizzazione. E per questo noi dobbiamo essere duri col cristianesimo, proprio perché il cristianesimo rappresenta la negazione di ogni possibilità, di ogni intenzione, di ogni volontà. Per questo noi
non abbiamo nessun ricollegamento e non si può essere attribuito niente che sia al di fuori di noi, perché noi abbiamo sempre qualcosa che è di dinamico, cioè nel senso, i cristiani hanno un riferimento che è unico, che è il Dio creatore e il suo figlio salvatore. Bene, noi non abbiamo questo riferimento, noi abbiamo come riferimento soltanto noi stessi, è questo che noi ci scontreremo sempre, perciò non saremo mai abbastanza duri col discorso cristiano. Sì. Siccome ci sono alcuni ascoltatori che stanno appunto chiamando ancora, purtroppo noi abbiamo finito la trasmissione, fra poco dovremo dare lo spazio agli altri, e poi voglio appunto ricordare che l'ora dalle 19 c'è di nuovo Claudio, perciò chi vuole intervenire può benissimo intervenire tranquillamente. Io voglio ricordare un'altra cosa, voglio riaugurare a tutti gli ascoltatori il buon solstizio d'inverno, ricordare che è una festività romana del sole invitto, che adesso il sole torna a ridare luce come è giusto, e che perciò io invito gli ascoltatori a non guardare gli altari dei cristiani, ma guardare il sole della vita e il sole fisico, perché per noi, ricordo sempre che il sole non è solo un aspetto materiale, il sole in se stesso è una divinità, il sole non rappresenta qualcosa, non è rappresentato di qualcuno, ma in se stesso è una divinità, come la divinità è una luce, come tutti gli esseri del mondo sono una divinità. Perciò, con l'occasione del solstizio, che qualcuno definiva la porta degli dèi, impariamo a diventare la porta degli dèi, ad aprire il nostro mondo alla divinità. Mario è arrivato, chiudiamo. Ciao a tutti, a risentirci questa sera. Ciao ragazzi. Ciao.